Siamo nello stand Ascofoto di Photoshow e ho qui accanto a me Luca De Bernardis, che è titolare del negozio Il Fuoco della Fotografia di Roma. In questo momento, che non è certo un momento facile per quanto riguarda l'economia e ovviamente anche per il settore fotografico, chiediamo a lui, che è anche consigliere dell'associazione, che cosa si può fare e in quale maniera si può rispondere per risolvere il problema della crisi. Beh, io sono anni che ci occupiamo di questa problematica insieme a Dario Bossi e a tutti gli amici di Ascofoto. Continuo a ritenere che l'unico modo e poi quello principe per superare questo momento, che è anche un momento però di grande opportunità, sia quello di sviluppare le nostre competenze, ognuno nel proprio ambito, e credo che le specializzazioni dei singoli negozi siano fondamentali per accompagnare, unire e costruire network. Cerco di essere più preciso. Sarà importante per il cliente sentirsi accolto in un insieme di strutture. Penso al negozio di fotografia piuttosto che alla scuola di fotografia, piuttosto che chi fa la stampa fine art, piuttosto che il laboratorio che lo aiuta a costruire, piuttosto che il fotografo professionista che lo segue. Un insieme di persone che hanno competenze diverse pur nello stesso ambito, che lo possano aiutare a sviluppare quelli che io continuo a ritenere dei grandi e bellissimi negozi di giocattoli. Abbiamo l'opportunità di permettere alla gente ancora un po' di raccontare la realtà secondo le loro visioni. Abbiamo l'opportunità di permettere alle persone di sentirsi libere attraverso l'espressione di un linguaggio. Questo si esplica attraverso l'uso dell'arte, e la fotografia è un'arte che, specie in questi anni, sto vedendo un gran ritorno alla curiosità verso la pellicola da parte dei giovani. Ovviamente, visto il momento contingente socio-economico, abbiamo un grosso problema, perché pensando a mio padre, che fa questo lavoro da 40 anni e che in anni ormai perduti nella memoria vedevano dei gadget, la possibilità delle case di fare presentazioni, la condivisione con gli appassionati di un certo modo di lavorare, il discorso diventa un po' più complesso, perché bisogna seguire passo passo il singolo cliente. Ovviamente tutto ciò si scontra anche con la metodologia distributiva, perché le case hanno le loro esigenze, quindi abbiamo il problema di capire che la GDO, la grande distribuzione organizzata, è un veicolo fondamentale per fare numeri, però non si può prescindere dal negozio specialistico, perché poi chi compra una lente importante vuole anche che qualcuno gliela spieghi. Dobbiamo superare il rischio che noi specialist diventiamo solamente il luogo nel quale le persone vengano a toccare il materiale per poi comprarlo online, magari in evasione di ogni norma tributaria e fiscale. Insomma, il momento è complesso, le argomentazioni da proporre sarebbero molto lunghe e complesse, però diciamo, e facendo una sintesi, siamo più o meno a questi punti cardine.